Questa sera ha confermato in una sala gremita di gente Fabrizio Bertot, candidato sindaco di Riparoglio. Sì, candidato sindaco non è una novità per la città di Rivarolo, anche se per un certo periodo ci siamo allontanati, quindi candidato sindaco, candidato al Parlamento europeo, ho spiegato le ragioni per cui le cariche sono perfettamente compatibili, anzi penso che possa essere una grande opportunità per la città di Rivarolo avere anche un parlamentare europeo per sindaco, e quindi sicuramente sarà solo un po' più difficile per me fare la campagna elettorale. Sulla città di Rivarolo sono tranquillo perché c'è una squadra di esperti con esperienza, di appassionati, di innamorati della città di Rivarolo con esperienza magari nella loro attività lavorativa e nella loro attività associativa, quindi sono abbastanza tranquillo del fatto che Rivarolo la potremo amministrare meglio. Se l'amministreremo meno, quando presenteremo il nostro programma, dopo che avremo fatto la campagna elettorale, sceglieranno i cittadini in tutta serenità. Durante la serata sono emerse anche delle idee chiare per quanto riguarda la visione del futuro della città. Ma sì, è evidente che quando io ho fatto il sindaco sono stato eletto la prima volta 15 anni fa, quindi è chiaro che adesso si deve pensare alla città dei prossimi 20, 30, 40 anni, quindi nuove opere, nuovi investimenti, nuove scelte. Poi le scelte possono essere condivise o meno, l'importante è metterle nero su bianco e proporle ai cittadini. Sono convinto che Rivarolo abbia delle enormi potenzialità, grazie anche a contributi e finanziamenti europei, queste potenzialità possono anche prendere corpo con maggiore vigore. Dopodiché sta a noi essere credibili e convincere i cittadini del fatto che Rivarolo possa tornare ad essere la capitale del Canavese. Martino Zucco Chinà nuovamente in corsa con il gruppo Riparolium, però questa volta non nel ruolo di candidato sindaco. Non nel ruolo di candidato sindaco, perché è un'esperienza che ho fatto. Ho accettato di farla nel momento peggiore per la vita della nostra organizzazione politica, però in questi anni di opposizione insieme ad Aldo Raimondo abbiamo visto che tutta una serie di presupposti che ci hanno inchiodato all'opposizione sono venuti meno, e quindi adesso noi abbiamo chiesto, come era nelle intenzioni già 5 anni fa, a Fabrizio Bertot di riproporsi lui come candidato sindaco per riprendere un discorso amministrativo che era stato interrotto e rispetto al quale noi non abbiamo mai capito veramente le ragioni di fondo di quel provvedimento. E Bertot qualche giorno fa invece aveva dichiarato, così come ha dichiarato stasera, che sarebbe stato più corretto fosse stato tu candidato sindaco. Ma tra me e Bertot c'è sempre stata una stima reciproca. Io ho molto apprezzato le dichiarazioni di Fabrizio, però ero consapevole di quello che lui, nella, io mi auspico, doppia veste di prossimo sindaco di Rivarolo e di prossimo europarlamentare, possa dare come contributo non solo a Rivarolo ma veramente al sistema canavese. Quindi io mi sono reso disponibile a far parte nuovamente della lista di Riparolium per portare, certamente, ahimè, devo dire, un grosso contributo di esperienza, avendo però intorno, oltre a Fabrizio Bertot come riferimento, una squadra di persone determinate, giovani ma con esperienza, e quindi credo che stasera si siano poste le basi per una buona campagna elettorale. Aldo Raimondo nuovamente candidato con Riparolium, una squadra con tante persone nuove, e di nuovo Fabrizio Bertot candidato sindaco. Una squadra vincente, un Fabrizio galvanizzato. Stiamo affrontando questa avventura nel migliore dei modi, sono contentissimo della serata, sono contentissimo di Fabrizio che finalmente ha sciolto le riserve dopo un bel po' di tempo, e sono contento e orgoglioso di far parte di questa squadra. Avete parlato anche di programma e una città del futuro. La città noi la vogliamo vedere futuristica, una città nuova. Siamo contenti del programma, stiamo buttando giù il programma e ci stiamo organizzando per avere una città sicuramente del futuro. Maurizio Marrone, candidato alle elezioni regionali per Fratelli d'Italia, questa sera ha interrotto la sua campagna elettorale per venire qui da Fabrizio Bertot. Con piacere, ma è anche un dovere, perché la corsa a sindaco di Fabrizio Bertot è un'ottima notizia per Rivarolo. Finalmente questa città con lui tornerà a volare,
ed è giusto manifestare, lo faccio con estremo piacere, l'appoggio di Fratelli d'Italia a questa candidatura che è civica, ma tutto il nostro sostegno per far tornare questa città a primeggiare nel Canavese come avevamo già visto quando lui era primo cittadino. Avrà una campagna elettorale impegnativa perché è una doppia campagna. È vero, ma saprà a maggior ragione rilanciare Rivarolo in un panorama che non è solo regionale, non è solo italiano, ma sarà addirittura europeo e internazionale.